Sto finalmente giocando a Starfield e posso considerarmi soddisfatto del prodotto. Bethesda vende quello che ha presentato e per il giorno d'oggi è già tanto. Certo, come ho detto in un altro video, potevano essere meno criptici sul discorso delle mappe procedurali limitate e i vari caricamenti, ma in un modo o nell'altro puoi fare quello che hanno promesso. Unico punto su cui avrei da ridire è quello delle performance, argomento scottante negli ultimi anni e parte del macro argomento di questo video. Benvenuti, io sono Mars. Oggi vi parlo delle performance di Starfield e del perché non si fanno più i giochi come una volta. Quelli di voi sopra i 30 anni ricorderanno che ai tempi i giochi si andavano a comprare in negozio in versione fisica. Non c'era il rimborso, il pre-order o Steam o internet veloce come oggi. E personalmente se non andavo a comprarmi le riviste o se non passavo regolarmente in un punto vendita o non ne parlavo con degli amici, non potevo sapere che era uscito un nuovo gioco. Oggi ci sono i social, YouTube, Twitch e una marea di siti che trattano l'argomento e anche piattaforme come Steam che ti offrono aggiornamenti e un contatto diretto col mondo videoludico. Quindi la comunicazione e la diffusione di notizie si è evoluta notevolmente, giovando molto al business di chi i giochi li produce e distribuisce. Le loro campagne di marketing non prevedono più di pagare milioni per piazzare dei giganteschi billboard nelle principali città del mondo, o sui giornali o spot in televisione, a parte Rockstar Games che è rimasta fedele alla tradizione. Gli basta piazzare qualche video di presentazione su YouTube e distribuire delle copie a YouTuber e redazioni, al resto ci penserà la community. A vederla così non è poi un male, ma fate molta attenzione. Chi per vivere crea i video e contenuti punta ovviamente al profitto. E se questo, ad un certo punto, vuol dire mettere da parte la razionalità e la trasparenza per poter guadagnare di più, beh, qualcuno potrebbe essere ben disposto a parlare bene di un prodotto solo perché gli conviene. Questo porta a creare aspettative più alte e irrealistiche sulle nuove uscite, convincendo gli spettatori a comprare un gioco che poi tanto bello non è. È puro marketing, e funziona così in ogni settore, quindi non dico nulla di nuovo. Basti vedere Instagram e i social in generale e tutta quella spazzatura che gli influencer continuano a sponsorizzare per fare soldi. L'errore però non è solo di chi vuole vendere il prodotto scadente, o di chi lo sponsorizza per soldi, anche se sono moralmente degli scarafaggi, ma è di chi compra senza informarsi solo perché la persona che idolizzi ti suggerisce di farlo, o perché ha un bel culo, non lo so. Cioè, sono degli estranei a cui non interessa niente di te e sono pagati per fare quello che fanno. Una cosa simile accade anche nel mondo videoludico e ripeto, simile, non è la stessa situazione. Capite perché non ci sono più i gioconi di una volta? Perché è cambiato il modo in cui si vendono, è il motivo per cui si comprano. Ormai siamo in balia di YouTubers, redazioni che ricevono dei vantaggi o denaro per recensire bene un gioco dall'I9 come voto finale e poi si scopre che a malapena funziona su un setup di fascia ultra. Ma è l'hype alla fine che ti porta a comprare lo stesso. Poi non è che vengano pagati tutti, è chiaro, magari ottengono solo una review key per recensire in anticipo il titolo in arrivo e in quel caso cosa dovrebbero fare? Parlare male del prodotto? Così gli sviluppatori non vorranno più collaborare con loro? Non credo. Nei panni invece di un piccolo youtuber potrei anche capire la situazione, ma grosse redazioni e canali YouTube che mentono spudoratamente e sfornano recensioni super edulcorate sminuendo difetti plateali come se fossero minor fix sistemabili con una semplice patch, beh, non è proprio carino. Vi chiederete quindi, ma Starfield, che cosa c'entra? Starfield è l'esempio più recente di come ci sia ancora del pubblico che non sia in grado di prendere le informazioni per quello che sono, senza necessariamente andare in iperventilazione da hype o sprofondare in un deprimente contagioso pessimismo. Le principali critiche mosse verso Starfield ad oggi sono: l'engine di gioco è vecchio e ci sono i caricamenti invece di un'esplorazione libera e non è ottimizzato, e poi ci sono dei bug. Tutto qui? Cioè, la gente ha passato mesi a sfornare video super approfondite sul perché Starfield sarebbe stato un flop. Vedevo youtuber americani fare delle live in cui passavano letteralmente il tempo a lamentarsi e atteggiarsi super delusi che manco li avessero svaligiato casa prima ancora che il gioco venisse pubblicato. Ma la cosa peggiore era la gente in chat che donava dei soldi e li dava pure corda con dei commenti o degli argomenti del tipo Bethesda sta fallendo, parlavano di scandali e indignazione per i muri invisibili nelle mappe, l'esplorazione promessa è una bugia, gira 30 fps su console, meglio No Man's Sky, meglio Star Citizen. E poi? Che cosa è successo? Beh, quella stessa gente ci gioca oggi e dice che dopo tutto non è poi così male. Per una volta, le aspettative di un gioco molto atteso prodotto da una grossa software house non sono state poi così fuori scala rispetto a quello che di fatto il gioco offre.
e dovremmo esserne contenti. Per quello che ho visto fino ad ora, a parte qualche bug di qua e di là, ma comunque nessuno che mi abbia rotto la partita, questo Starfield è ben fatto. Ha tutto e nella giusta misura, ed è saggiamente bilanciato nei limiti tecnici disponibili al giorno d'oggi. L'unica pecca, come ho detto prima, sono forse le performance, ma ascoltatemi bene. Io sono uno che si accontenta perché sono consapevole delle limitazioni del mio hardware, e questa consapevolezza è qualcosa che dovrebbero avere un po' tutti. Da quando ho iniziato a giocare sul PC, tipo 234 anni fa, non avevo mezzo euro per comprarmi un PC da gaming, non che adesso stia navigando nell'oro, ma va decisamente meglio. Ho letteralmente consumato Oblivion, però a 800x600 di risoluzione e qualità al minimo possibile. Qualche anno dopo ho sfondato Skyrim di mod, giocando a 20 fps di media, e Fallout 3 New Vegas, stessa situazione. E questo valeva quasi per tutti i miei giochi. Perché? Perché non avevo soldi. E neanche un setup per il massimo della risoluzione e della qualità, molto semplice. E nonostante tutto, sono state tra le esperienze di gioco più belle della mia vita. Perché erano dei bei giochi, e per me era già tanto riuscire a giocarci. C'è da dire che all'epoca i requisiti consigliati erano forse più realistici di quelli odierni, e se li rispecchiavi, stavi tranquillo che potevi goderti il gioco maxato. Ecco, su questo punto ho qualche lamentela, non solo verso Bethesda, ma in generale verso un po' tutti gli sviluppatori. Attualmente supero i requisiti raccomandati per Starfield, ma se voglio mantenere i 50-60 frame in Full HD sono costretto a portare la qualità tra alto e medio, attivando anche DLSS per scalare la risoluzione e guadagnare qualcosa di frame rate. Cioè, potrei anche mettere 1080p nativo senza DLSS, con dettagli alti e ultra, ma il gioco oscillerebbe tra i 30 e i 40 fps. Ma a questo punto mi chiedo, i requisiti raccomandati per ottenere che cosa? Che qualità? Quanti fps di media e a che risoluzione? Lo so anch'io che abbassare i requisiti porta più persone a comprare il gioco, ma un minimo di onestà ci vuole. Nel caso di Starfield, fortunatamente non siamo così lontani dalla realtà, e spezzo una lancia a favore dicendo che dai risultati di una serie di benchmark che potete trovare anche su YouTube, pare che l'andamento dell'utilizzo della memoria sia comunque costante e lineare, e questo è un bene. Vi spiego, immaginiamo di avere in un gioco una media di 50 fps, che così può sembrare molto buono, ma avere anche dei drop continui fino a 20 fps minimi con dei massimi di 80 fps, cioè gli sbalzi sarebbero troppo bruschi e sarebbe ingiocabile. Starfield invece mantiene gli fps medi senza drop mostruosi in alto o in basso, rendendo il tutto piuttosto stabile. Potrai anche avere 40 fps medi, ma non ci saranno oscillazioni estreme, a meno che il tuo PC non sia sotto la soglia minima dei requisiti. Bethesda ha chiaramente un lavoro di ottimizzazione da portare a termine, perché è palese che è un gioco pensato per console. È doveroso però puntualizzare che i possessori di setup di fascia alta, per esempio chi ha, non so, un Ryzen 7 accoppiato a una 4080, non hanno problemi a stare sopra i 60 fps con tutto a ultra. Anche durante una diretta su Twitch, l'ho visto personalmente, durante un'intervista alla domanda che è stata posta perché non è stato ottimizzato Starfield su PC, Todd Howard, il capoccia, ha risposto che in realtà è stato ottimizzato, il che per me è una mezza verità, e che se non riuscite ad ottenere buone prestazioni probabilmente dovreste fare un upgrade al PC. Per quanto possa essere arrogante, non ha proprio tutti i torti. Però ritorno alla mia domanda. I requisiti raccomandati a che target prestazionale fanno riferimento? Solo questo, perché in base a questa informazione uno si regola e livella le sue aspettative sulle performance, comparando il proprio setup con quello consigliato. Purtroppo sempre più spesso gli sviluppatori stanno buttando dentro DLSS, FSR per fare questi lavori di ottimizzazione, tra virgolette, che non è stata fatta in fase di produzione. Il che vuol dire che andando avanti avremo giochi sempre più pesanti, tenuti in piedi solo da tecnologie che in molti casi sono e saranno precluse a GPU troppo costose per la maggior parte degli utenti. Vi faccio l'esempio della recente funzione della Nvidia, il Frame Generator, che funziona solo sulle serie 4 delle sue schede video. E uno come me con una 3060 Ti, per non spendere troppo, dovrebbe comprare una 4060 Ti, che è praticamente la stessa scheda ad un prezzo superiore, con una differenza di performance impercettibile. AMD, per nostra fortuna, per fortuna di quelli che hanno dei computer di fascia medio-bassa, rilascerà, così ha detto, il suo FSR 3 a disposizione di praticamente quasi tutte le schede, se ho capito bene. Il che sarebbe un colpaccio per Nvidia, che al contrario si tiene stretta tutte le sue tecnologie e punta a monetizzarle. Certo che per quanto sia piacevole sentire che FSR 3 sarà disponibile per tutti, o quasi, pompando molto gli FPS dei giochi, bisogna dire che poi la qualità visiva stessa andrebbe a perderne. O perlomeno, fino ad ora, Nvidia è sempre stata due spanne avanti
davanti a AMD in questi termini. Però così possiamo dire che AMD tenta di arruffianarsi i giocatori con un budget limitato. Con questo PC, facendo un po' di aggiustamenti, sono riuscito ad ottenere una più che buona qualità visiva, mantenendo gli FPS sui 50 medi a 1080p, che per me è già buono, considerando che uno schermo Full HD è da 60Hz e più di così non ha senso ottenere. Vi lascio un video in descrizione che compara le differenze nei settaggi della qualità di Starfield, così da mettere in luce cosa va effettivamente a cambiare modificando qualcosa da ultra a basso. E ragazzi, spesso non cambia praticamente nulla, ma guadagni 2-3 FPS alla fine per ogni settaggio, quindi facendo una somma, mediamente ti porti a casa una decina di frame in più senza stravolgere la qualità visiva. Ed è qui che devono lavorare quelli di Bethesda, ma in generale un po' tutti i produttori di videogiochi al giorno d'oggi. Non è normale dover comprare una GPU da 1200 euro per giocare a Ultra. Magari sì, a 70 fps, ma non vedere quasi differenza dal settaggio medio-alto. Capite che voglio dire? Ripeto che io sono soddisfatto del gioco e dei settaggi che ho attualmente, perché non vanno a mutilare il comparto estetico, ma sarebbe bene che con una patch si facesse un lavoro di perfezionamento di questa parte tecnica, permettendo a chi come me, che supero i requisiti consigliati, di giocare almeno con dettagli alti, dei veri dettagli alti, con una cinquantina di FPS stabili. Oppure l'alternativa sarebbe alzare ufficialmente i requisiti consigliati o minimi, che in gergo tecnico definirei una professional dick move e che eviterei di fare a questo punto. Per concludere la questione performance, con questo gioco sappiate che il processore viene spremuto per bene, tanto quanto la scheda video, quindi è un gioco che carica tantissimo su entrambe le parti. Perlomeno il processore viene spremuto in modo omogeneo su tutti i core. Per questa parte più tecnica vi consiglio un video, sempre in descrizione, del canale di Prodigic, che hanno fatto un lavorone tra benchmark e statistiche, mostrando effettivamente che Starfield è molto affamato di risorse, ma non gli vanno di traverso. Ho installato anche alcune mod, sono mod leggerissime e servono per cambiare alcune piccolezze, dettagli. Ho tolto per esempio i filtri di colore che secondo me andavano un po' ad ammazzare la bellezza naturale degli scenari. Ho installato DLSS di Nvidia che fa visivamente meglio lo stesso lavoro di FSR, già integrato in Starfield, complice anche di una collaborazione blindata con AMD. Appena trovo un po' di tempo e una connessione internet adatta proverò a fare una live di Starfield, così ci facciamo due risate tra un crash e l'altro e bug che probabilmente troveremo. E voi? Siete della vecchia guardia? Avete vissuto quest'epoca di cambiamento, rivoluzione nel mondo videoludico? Cosa pensate del live? Sfogatevi nei commenti e se avete gradito il video potete darmi un po' di visibilità su YouTube iscrivendovi, commentando, valutando il video e attivando le notifiche. Con questo ho finito, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.